Ora parliamo delle attività della Guardia di Finanza di Pescara. Questa mattina il comandante provinciale, il colonnello Antonio Caputo, ha incontrato la stampa e c'era per noi Luca Pompei che è qui in diretta. Buon pomeriggio Luca. Cosa ha detto il comandante Caputo? Buon pomeriggio Gigliola, beh, a 100 giorni dal suo insediamento al Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pescara, il colonnello Antonio Caputo ha illustrato quelle che saranno le attività per tutto il 2022, focalizzando però l'attenzione su alcuni aspetti. Primo, fra tutti quello del controllo rispetto a una fase di ripresa che ci attende. E si spera dopo la pandemia, con l'arrivo delle prime risorse dalla PNRR, quindi in qualche modo il controllo delle spese per quanto riguarda queste importanti risorse affinché vengano utilizzate nel rispetto ovviamente delle leggi. Ma in questa fase di ripresa, particolare attenzione sarà rivolta anche all'ampio settore del commercio, a tutela soprattutto dei commercianti onesti, e in questo senso il colonnello Antonio Caputo ha fatto riferimento ai fenomeni, ad esempio, di usura piuttosto che altri fenomeni di sleale concorrenza, e in questo senso ha anche illustrato quella che lui ha definito l'operazione Stop Fake contro il vasto fenomeno della contraffazione. Ci sarà un giro di vite, ha spiegato il colonnello Caputo, importante da questo punto di vista, così come già è stato fatto nel 2021, in particolare, tra poco lo ascolteremo. In particolare nel settore dell'artigianato, per tutelare il Made in Italy e il lavoro prezioso e di qualità degli artigiani nostrani, ma anche nel settore dell'agroalimentare in sinergia assoluta con l'attività del nucleo antisofisticazione dei carabinieri. Però sentiamo una sua breve dichiarazione, ci ha rilasciato questa mattina al termine della conferenza stampa. Può partire il contributo. Colonnello Antonio Caputo, a 100 giorni dal suo insediamento qui nella Comando Provinciale a Guardia di Finanza di Pescara, oggi l'annuncio delle nuove attività per il 2022 in una fase di ripresa e quindi in qualche modo di conseguenza anche di controllo di questa ripresa, che tutto avvenga nel rispetto delle regole. Sì, il piano per il 2022 della Guardia di Finanza vedrà al centro il nostro contributo per garantire una ricrescita, una ripresa del tessuto economico-legale nel rispetto delle regole. Quello che noi garantiremo sarà una cornice di sicurezza economico-finanziaria in modo tale che sia funzionale a dare piena attuazione a tutte le iniziative che saranno messe in campo sia nell'ambito pubblico che nell'ambito privato per garantire questa ripresa. Noi lo faremo collaborando con la Prefettura di Pescara sul piano della prevenzione, con la magistratura attraverso le nostre attività investigative, stando a fianco agli operatori economici, agli esercenti e ai cittadini che rispettano le regole. Ecco, questa è la dichiarazione del colonnello Antonio Caputo. Insomma, sarà un anno particolarmente tranquillo per tutti noi nel segno dell'attività costante e capillare degli uomini della Guardia di Finanza, almeno per quel che riguarda la provincia di Pescara. A te, Gigliola.